Tutti ben ritrovati. Dario e io abbiamo il compito impossibile di surrogare purtroppo l'assenza di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, che purtroppo non sta bene, e vi saluta e si è scusato con noi, ma non c'è ovviamente nulla da scusare. Noi ci siamo messi d'accordo con Dario su un titolo, l'Europa del 2051, che merita forse innanzitutto una spiegazione. Perché l'Europa? Perché l'Europa non è una categoria geopolitica. Non è una categoria geopolitica per la stessa ragione per cui l'esperanto non è una lingua parlata. Non c'è una nazione, non c'è una collettività dietro. Questo è il punto di partenza della nostra chiacchierata. Parliamo di Europa. E io parlerò di una Europa, anch'essa peraltro abbastanza frammentata, che è quella compresa tra la ex cortina di ferro, quella che vedete disegnata in rosso, e la nuova cortina non proprio di ferro, magari di altri metalli meno nobili, che si è spostata di centinaia, forse anche più di 1000 chilometri in alcune parti, verso est, dentro il corpo dell'Unione Sovietica, dentro il corpo storico della Russia, dentro Kiev, dentro l'Ucraina. Questo spazio, 30 anni fa, facciamo un esercizio di tempi relativi. Noi siamo nel 2021, 30 anni fa questo era uno spazio che si prevedeva diventare quello che i tedeschi chiamano Mitteleuropa, cioè Europa centrale. E c'era tutta una letteratura, anche letteraria ma anche geopolitica, che cantava questo meraviglioso mondo della Mitteleuropa, di caffè viennesi, di passeggiate bavaresi, con, non si capisce perché, Berlino, centro di questo para-impero. La mia sensazione è che siamo ben lontani da questo. La Germania non ha costruito un suo impero o subimpero all'interno dello spazio dell'impero americano in Europa. Ne siamo davvero lontani, mentre in questo spazio si è tornati a una partizione molto antica che adesso vi mostrerò nella sua profondità a proposito di esercizio del tempo, una partizione molto antica che separa l'Europa occidentale dall'Europa orientale, o se preferite l'Europa di cultura e tradizione romano-germanica dall'Europa slava o comunque orientale. C'è una differenza macroscopica innanzitutto fra queste Europe. L'Europa occidentale è l'Europa che è stata padrona del mondo, l'Europa dei paesi che avevano le colonie in giro per il mondo e dominavano pezzi interi di Africa, di Asia e di America. L'altra Europa è stata storicamente una zona di conflitti e di partizioni tra diversi imperi, in particolare quello austro-ungarico, quello russo, quello tedesco fin quel poco tempo in cui c'è stato, per un certo periodo anche, e questo ai polacchi piace molto ricordarlo, mezzo millennio fa, il cosiddetto Commonwealth, impero di fatto polacco-lituano, poi chi lo vedeva lituano, chi lo vedeva polacco, ma sono tutte diciamo, memorie storiche che incardinano due tempi diversi. La divisione tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale è una divisione anche di tempi relativi ed è una divisione che affonda nel passato. Qual è la divisione fondamentale? I paesi dell'Europa che una volta chiamavamo Est e che adesso si fregiano del titolo di centro, interessante perché se fossero davvero l'Europa centrale dovrebbero dedurne che la Russia è Europa orientale, ma per loro la Russia non è Europa, è qualcosa di barbarico, di pericoloso, di straordinariamente aggressivo, ma comunque chiamatela come volete, questo spazio è uno spazio in fase risorgimentale, è un po' come l'Italia di metà Ottocento, ma non solo di risorgimento di nazioni che esistevano prima, ma anche proprio di progetti nuovi. Stiamo parlando di uno spazio che va dal Mar Baltico via Nero fino all'Adriatico e che è oggi, oltre a questo spazio di memorie che lo dividono dall'Europa occidentale, anche la parte avanzata dello schieramento americano contro la Russia.
Quindi sono, diciamo, sotto un doppio shock, quello del risorgimento di antiche ambizioni. Se andate in Ungheria vedete carte della grande Ungheria dappertutto, in Romania non ne parliamo, la Moldova non esiste per loro, per esempio, è semplicemente Romania, ma non ci fermiamo qui. La Polonia, ricordo qualche anno fa quando presentammo a Roma un numero che facemmo sulla Polonia, arrivò un ambasciatore polacco, aprì il numero, vide la cartina del famoso Commonwealth e disse: ah, questa è la Polonia, non esattamente quella che è disegnata lì. Ma la partizione fondamentale è quella che spacca la Germania, perché finché si divide l'Europa occidentale, l'Europa occidentale è una cosa, ma quando si divide a metà, più o meno, ma non tanto, la Germania così come è oggi, cioè qualcosa di relativamente piccolo rispetto all'impero, beh, le cose cambiano. Stiamo parlando di una partizione, un fuso temporale che spacca quello che viene considerato il principale paese europeo, che certamente lo è dal punto di vista economico, che certamente ha una tradizione culturale formidabile, ma che altrettanto certamente non è, e a mio avviso non sarà nel 2051, una grande potenza. Il viaggio nello spazio all'indietro, per vedere fino a dove arriva questa profondità di quella partizione che ho accennato, che divide l'Europa, ma divide anche la Germania, o meglio le Germanie, possiamo dire a questo punto. Andiamo alla partizione più vicina. Qui siamo nel 1945 e la Germania occupata dai sovietici a est e dagli occidentali a ovest è spartita, e un confine fondamentale è quello, diciamo, nella parte settentrionale, centro-settentrionale del confine, che verte sul fiume Elba. Tenete a presente questo fiume perché non è semplicemente un fiume, ma è anche uno spazio simbolico fondamentale nella cultura e nella geopolitica tedesca e non solo. Andiamo un po' più indietro, parecchio indietro. Trattato di Verdun, anche qui vedete stiamo di fronte alla realtà di uno spazio che è quello degli epigoni dell'impero carolingio, che arrivano fino sostanzialmente al regno di Ludovico il Germanico, e poi comincia al di là dell'Elba, al di là di quella che una volta era la DDR, si apre un altro mondo, un mondo che appunto non pertiene all'espansione carolingia. Un altro salto all'indietro, e qui ci avviciniamo alle origini vere. Vedete una partizione, c'è la cosiddetta Germania Magna o Magna, come dicono i latinisti, che è sostanzialmente ancora una volta partita da questi fiumi che sono poi questi, Reno, Danubio, Elba. Questo è il Limes Germanicus, secondo gli antichi romani. Non il Reno solamente, ma l'insieme Reno, Danubio, Elba, in realtà poi i romani arriveranno anche fino alla Vistola, è la frontiera, usiamo questo termine più preciso, che divide il mondo romano dal mondo, a quel punto gli slavi ovviamente non c'erano ancora, delle tribù germaniche che i romani semplicemente avevano deciso che non si potevano assimilare. E perché non si potevano assimilare? Perché, come aveva stabilito ben prima di questo Limes che si forma, adesso vi dirò, ma insomma poco dopo la nascita di Gesù Cristo, quando nel 58 avanti Cristo Giulio Cesare compie quella formidabile campagna delle Gallie di cui ci parlava ieri anche Dario, questo spazio era uno spazio che divideva le tribù assimilabili da quelle considerate feroci e barbare, parole testuali del De Bello Gallico da Giulio Cesare. Il fiume Elba è il fiume al quale Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, che naturalmente mascherava da principato quell'impero, è il traguardo che pone al suo figlio prediletto, il figlio adottivo Druso Maggiore, probabilmente era anche il suo figlio naturale, e gli dice: quello è lo spazio dove tu devi portare la provincia Germania. Lui arriva al fiume Elba, in latino Albis,
non ci vuole molto per capire che questo nome deriva anche dal biancore delle acque, che geograficamente parte dalla catena dei Sudeti, siamo in Boemia, arriva a quel fiume e una leggenda racconta che gli appare una donna gigante. E questa gigantessa gli dice: ma dove credi di andare, Druso? Quei territori te li puoi scordare, torna indietro perché oltre l'Elba non si può andare. Druso Maggiore si spaventa, accetta il consiglio, sale a cavallo, casca, poi in un modo o in un altro, in un giro di un mese, muore, cosa che getta fra l'altro nella disperazione il papà Augusto, ma non lo induce a cambiare idea. Sì, è vero, ci sarà la stranota sconfitta romana a Teutoburgo, ma quella sconfitta non fu affatto una sconfitta strategica, fu una sconfitta parziale, limitata, tanto è vero che nei decenni successivi i romani varcano l'Elba, vanno molto più in profondità, consolidano la Germania Magna, in particolare nell'età Flavia, e questo confine diventa appunto una sorta di frontiera contestata che in epoca poi successiva, in epoca carolingia, diventerà parte dell'impero e marcherà più nettamente con l'arrivo delle tribù slave dall'altra parte il confine tra il mondo appunto romano-germanico e il mondo slavo. Questa partizione è, secondo me, una partizione che si determina, diciamo, tra l'impero romano d'Occidente e gli imperatori di età carolingia, una sorta di barriera anche culturale che poi verrà rafforzata per esempio dalla partizione religiosa, cattolici piuttosto che protestanti, e che, tanto per citare tornare invece alla realtà attuale o quasi, è stata anche sostanzialmente la frontiera della Bundesrepublik fino alla fine della Guerra Fredda, fino alla caduta del Muro di Berlino. E una delle mosse più significative e intelligenti che fecero gli americani quando occuparono la loro zona di Germania fu di scegliere un cancelliere tedesco che era stato uno dei capi del partito separatista renano negli anni 20. E quando questo cancelliere, che si chiamava Konrad Adenauer, che era fra l'altro parente indiretto del governatore americano della sua zona, varcava in treno per andare a Berlino, cosa che faceva molto malvolentieri, la frontiera dell'Elba, e andava in quella che i tedeschi chiamano Ostelbien, l'Elbia orientale, chiudeva i finestrini e le tapparelle e non guardava fuori perché lo angosciava la vista di quella che lui chiamava steppa asiatica. Ecco, questa partizione ha un valore, io credo, ancora oggi. E lo ha tanto più quanto più in questa fase, e io penso questa fase si accentuerà nei prossimi anni, non so cosa accadrà nel 2051, evidentemente la presa americana sull'Europa occidentale si allenta, ma non si allenta, anzi si rafforza la presa su quella che l'America considera la NATO utile, per capirci, cioè quella transelbana, in particolare quella che va dalla Polonia alla Romania e a un affaccio adriatico via Croazia, il cosiddetto Trimarium. Ecco, questa Europa, secondo me, è la dimostrazione vivente dell'impossibilità di una Europa, perché quando la profondità delle, io le chiamerei le permanenze, è così profonda, è molto difficile cambiare il tono spazi, fra l'altro anche piuttosto ristretti e combattuti. Conclusione, poi passo la parola a Dario. Credo che questa area del mondo potrebbe, per le sue caratteristiche, costringere anche le potenze vicine e anche noi occidentali a occuparcene di nuovo. Cioè, quelle sono aree di Europa che sono, a mio avviso, ancora in una fase storica, o se volete di nuovo in una fase storica. Certamente nessuno è perfettamente storico e perfettamente post-storico, ma certamente lo sono molto più di noi. Ma questa sorta di insenatura che ricorda la storia e lavora sulla storia è in mente dei sogni geopolitici, dove gli americani piazzano adesso le loro truppe migliori in Europa e soprattutto l'interesse geopolitico, mentre dall'altra parte la Russia si sente
minacciata dalla perdita progressiva del cuscinetto di sicurezza, ci darà parecchio da fare e quindi il tempo relativo dell'Est contribuirà forse nel 2051 a cambiare il tempo relativo dell'Ovest. Voglio dire che non è affatto detto che il nostro post-sismo sia davvero eterno. Grazie. Grazie Lucio, buonasera a tutti di nuovo. Io riprendo esattamente dove tu hai lasciato, cioè da questa differenza di tempo esistente nelle due Europe, una differenza di tempo che le colloca in fasi diverse ed ha effetti simili ma diversi. Cioè voglio concentrarmi soprattutto sulla parte post-storica per eccellenza. Si può discutere molto se l'Europa centro-orientale a cui tu fai riferimento sia totalmente storica, ma come dicevi nessuno lo è mai in forma assoluta né nell'uno né nell'altro caso, però ciò che è certo è che noi lo siamo un po' di più post-storici, certamente di loro. E per raccontarvi questa partizione, soprattutto per capire che futuro può avere l'Europa, dando per scontato che questa distinzione, quella tra est e ovest del continente, è quella più dirimente. Qualche tempo fa andava maggiormente di moda quella tra nord e sud dell'Europa. Si utilizzavano anche categorie animali, quindi c'erano le cicale, le formiche, ma si tratta di parti dell'Europa che vivono nello stesso tempo. Cioè il sud e il nord, se per nord intendiamo il mondo germanico e scandinavo, che sempre germanico è, più la Finlandia, si tratta di tempi uguali, post-storici. In questa diversa partizione noi vogliamo concentrarci stasera sul post-storicismo dell'Europa occidentale, che vale a mio avviso anche un po' per l'Europa centro-orientale, ma così per benedizione di semplicità la tagliamo in due. E come vedete alle mie spalle voglio iniziare a parlarvi di che cosa significa essere fuori dal tempo con una carta chiaramente dell'Europa, cioè l'Afghanistan. Perché? Perché stare fuori dal tempo vuol dire, per quanto riguarda l'applicazione di sé verso il futuro, raccontarsi qualcosa che non esiste. La condizione umana di stare fuori dal tempo vuol dire non esistere. Molto semplicemente, un essere umano non può stare fuori dal tempo perché nasce e muore, e quindi fuori dal tempo non c'è mai. Quando si pone fuori dalla cronologia, si pone in un ambito onirico, che poi ha conseguenze però dirette sulla sua esistenza. Che tipo di atteggiamento ha un uomo astorico? Essenzialmente di tre tipi. Da un lato applica a se stesso a tutto ciò che vede. Essendo astorico non è convinto di vivere una sospensione. È sicuro che la sua condizione sia la condizione a cui gli altri dovranno necessariamente arrivare. Poverini gli altri che stanno ancora nella storia, dice, perché attraverso questo portale non sono ancora passati. L'altra caratteristica a cui arriveremo in questa chiacchierata è l'assenza fuori dalla storia, evidentemente, della realtà che si traduce, ahi noi, nelle vicende umane, dell'apporto di violenza e di morte che costituisce l'apporto, la vita inevitabile degli esseri umani. Andiamo per gradi. Che cosa c'entra l'Afghanistan? Diciamo, stare fuori dalla storia vuol dire applicare se stessi a tutti gli altri. Essendo io un soggetto che non vive nel tempo, ciò che vedo riguarda tutto, perché niente mi riguarda direttamente e quindi vale anche il contrario. Ciò che abbiamo sentito quest'estate sull'Afghanistan, a margine del tragico ritiro statunitense dal paese, è segnale diretto dell'immagine che abbiamo del mondo. Innanzitutto ci è stato raccontato per molti anni, e quest'estate in particolare, un paese che semplicemente non esiste, che è un grande classico dell'essere fuori dalla storia, raccontare qualcosa che non esiste. Se è vero che fuori dalla storia non si può stare, ciò che fuori dalla storia si vede non è. Cioè, ci è stato detto essenzialmente che abbandonare l'Afghanistan al suo destino voleva dire lasciare al suo destino la Francia, abbandonare al suo destino la Spagna. Questo paese che vedete alle mie spalle non è né la Francia né la Spagna. O
Oppure è stato detto, se abbandoniamo gli afghani al loro destino, li tradiamo. Sì, forse non sono ancora pronti ad essere come noi, ma ce l'hanno dentro. Se noi li aiutiamo, è fatta. E ancora, chissà cosa pensano gli afghani del fatto che noi ce ne andiamo e così via. Questa carta che cosa rappresenta? Le etnie afghane. Noterete un dettaglio, che un dettaglio non è, che gli afghani non esistono. Già discutere di un paese che non c'è può essere divertente, nemmeno al Festival di Limes, a dire la verità, ma diventa tragico nella realtà. Perché le etnie che vedete segnate, che sono tutte quelle esistenti nel paese, nessuna si chiama afghana. Ma nemmeno una, ma una anche per educazione. No. L'etnia maggioritaria nel paese è quella Pashtun. Ma chi sono? Nessuno si è mai domandato chi fossero. Sono iranici, sono persiani, avremmo detto qualche secolo fa. Nient'altro. Ma i persiani sono afghani? No. Abbiamo stabilito noi che lo siano. Loro ne sono contenti perché adesso dominano il paese, ma è così. Gli uzbeki, i turcomanni, gli azzara, gli arabi, potremmo proseguire. Gli afghani non ce n'è traccia. L'Italia, che è l'Italia, grazie al trattato di Osimo con cui Trieste tornava finalmente e definitivamente al nostro paese, siamo negli anni 70, per la prima volta sente parlare di etnia italiana. Nero su bianco non era mai stato messo in un documento ufficiale. L'Afghanistan no, anzi quella linea che la separa dal Pakistan, che abbiamo scoperto oggi essere una potenza del futuro, la pausa, anche l'Uzbekistan, tu c'eri Lucio? Si finisce mai di imparare. L'Afghanistan è diviso dal Pakistan, Afghanistan meno potenza del futuro però, diviso dal Pakistan da una linea che si chiama linea Durand. Gli americani, che non si fanno mancare niente, la chiamano Durand Line. Non sbagliano per una volta, perché il cognome sì è francese, ma lui, Durand, era inglese, che si era divertito a tagliare i Pashtun gli uni dagli altri, perché gli inglesi tutto erano tranne che scemi. Se tu dividi un'etnia, la controlli meglio, non è che l'hanno inventato loro. Però i Pashtun esistono di qua e di là, soprattutto in Afghanistan, che per noi invece è scontato. Viviamo fuori dal tempo e quindi siamo sicuri che tutto il tempo sia come il nostro. Gli esseri umani, come li immaginiamo noi, non esistono. E qui potrei essere accusato di qualsiasi cosa. Certo sono esseri umani gli afghani, ma non come intendiamo noi. Gli individui non esistono, in nessuna forma. Noi siamo convinti che al mondo esistano individui. Noi abbiamo la legge sulla privacy, abbiamo ambizioni esclusivamente personali, la collettività viene sempre dopo. Due terzi abbondanti dell'umanità, l'individuo non lo riconosce, in nessuna maniera. Due terzi abbondanti, non siamo la maggioranza. L'individualità è un'invenzione puramente occidentale, portata al parossismo nel post-oricesimo. Negli altri contesti esiste la collettività, la tribù, l'etnia, il clan, la nazione, che decide sempre in nome dell'individuo, perché l'individuo non esiste, cioè non c'è neanche il processo di dire io parlo per te, ma tu non esisti. Figurarsi la donna in Afghanistan, non esiste l'uomo, purtroppo la condizione della donna è ben peggiore. Ma noi questo paese è così, ce lo siamo raccontati per decenni, un paese che è tradito da noi, che dirà l'opinione pubblica afghana, ma non esiste l'opinione pubblica afghana. Perché esistono i clan e le tribù e hanno un'idea chiarissima delle cose, che a noi può sembrare incredibile, cioè che occidentali non vogliono essere. E qui l'obiezione. Beh, però, tutte le persone che abbiamo visto all'aeroporto di Kabul, che volevano salire sugli aerei, e quelli volevano essere come noi, e loro li abbiamo traditi. Ma quanti erano? E chi erano? Erano coloro che abitavano in maggioranza a Kabul, esposti al regime americano o direttamente collegati ad esso, che legittimamente temono e temevano rappresaglie nei loro confronti. Un altro discorso. Poi anche qualcuno che genuinamente è esposto alla cultura occidentale ha detto, sai che c'è? Quasi quasi si vive meglio, ma non è la maggioranza, ma nemmeno la minoranza. È quasi insignificante all'interno del paese.
altrimenti continuiamo a raccontarci le favole per scoprire che cosa? Che il mondo, esattamente come noi, non vuole essere. Perché noi siamo fuori dalla storia, ma loro no. Può essere doloroso, ma come noi non vogliono essere, ma non perché sono scemi, perché poi qui parte l'altro elemento. Cioè credere di aver tradito gli afghani, che è un atteggiamento tipico da intellettuale impegnato, di cui abbiamo già parlato questa mattina, è l'atteggiamento profondamente razzistico, scambiato per altro. Ma se tu hai deciso che l'altro deve essere esattamente come te, stai compiendo il più grande atto di razzismo, perché l'hai deciso tu per lui o per lei. Hai già stabilito che la tua cultura è superiore. Ma questo non interessa niente a nessuno. Se la domanda è, si vive meglio in Francia che in Afghanistan? Grazie, ci arrivo anch'io. Gli afghani vivono in questa maniera perché sono scemi? Beh, alto, aspettiamo un attimo. Visto che loro sono la maggioranza del mondo, non noi. Ma l'Europa che vive fuori dalla storia racconta questo mondo qui. Anche gli americani a volte. Ma gli americani non ci perdono tempo. Gli americani lasciano l'Afghanistan e se lo dimenticano, tranne per i fatti loro, come ci siamo finiti, i morti che abbiamo fatto, eccetera. Ma dell'Afghanistan non interessa niente a nessuno, anche qui, non ci facciamo troppe illusioni. Però qui, complice l'agosto ultimo, questi sentimenti, tra il demenziale e l'allucinato, erano molto presenti. Ma come hanno fatto i pashtun a riprendersi il paese senza sparare quasi nemmeno un colpo? Non se l'ha chiesto nessuno, perché rappresentano la maggioranza del paese. E chi sono? Sono incarnati dai talebani in questa fase. Punto. Stare fuori dalla storia vuol dire scambiare la realtà per queste cose qui. E che genera, e arriveremo alla conclusione di questo mio articolo parlato, evidentemente, ieri era una conversazione, a capire che cosa può succedere in futuro. Stasera per parlare d'Europa vado altrove. Questa è l'espansione ad ovest degli Stati Uniti. Un altro dei grandi miti fuori dalla storia, dicevamo all'inizio, non è solo credere che gli altri siano esattamente come noi, perché noi siamo più furbi e loro aspettano solo di diventarlo, è credere che la violenza sia totalmente anacronistica. Ma che servirà mai? Anche la Merkel, uno dei suoi momenti più affascinanti, nel 2014 definì Vladimir Putin un uomo dell'Ottocento, perché usa le mani, totalmente anacronistico dal suo punto di vista. Questi argomenti riflessi sull'Europa a che cosa conducono? Ai dibattiti classici sulla nazione europea, che si riscontrano quasi esclusivamente in Italia, anche qui. Noi non ce ne diamo mai conto. Chi fa di questi dibattiti reali, reali si va per dire, cioè chi ci perde tempo proprio sono solo gli italiani, o quasi. Una delle domande classiche che vengono poste a noi, lo svolgere questo tremendo mestiere, è: ma perché non si fa la nazione europea? Ammesso in un concesso che sia meglio averla che non averla, ma qui si aprirebbe un dibattito lunghissimo, che ha il grande problema di essere inutile. Perché la nazione europea non è possibile. Ma perché? Per questa carta qua dietro, ma ne potrebbero usare altre. Questa è l'espansione ovest degli Stati Uniti, che non è avvenuta a tavolino. Una parte sì, la raccontavo ieri sera, quella che loro chiamano Louisiana Purchase, cioè l'acquisto della Louisiana. Il resto un po' meno a tavolino. Cioè come è avvenuta la costruzione della nazione americana? Ripeto, gli esempi potrebbero essere tutti, nessuno escluso. Con la violenza. Le nazioni nascono dalla violenza. Hanno una sindrome duplice, gli esseri umani, quando si costituiscono in nazione. C'è un ceppo centrale che stabilisce in una certa fase della storia che gli altri devono appartenere a sé. Devono essere nazione con sé. Ma gli altri non sono d'accordissimo. All'inizio mai. Diventare nazione insieme a qualcun altro vuol dire sempre che una parte, un costume è centrato sugli altri ma li domina. Quindi violentemente vengono tirati dentro. La sindrome si capovolge dalle generazioni successive, se la nazione si compie, perché le generazioni successive se lo dimenticano attraverso la pedagogia nazionale di cui parlavamo questa mattina. Cioè quell'elemento di violenza che
connaturato nella nascita di una nazione scompare improvvisamente. Si racconta che la nazione è nata dall'amore. Improvvisamente ci siamo guardati negli occhi, un siciliano ha guardato negli occhi i genovesi che partivano tra i mille o i piemontesi e ha detto: eccoli qua, li aspettavo, adesso siamo una nazione. Insomma, si è dovuta mettere di mezzo l'Inghilterra, raccontava Virgilio Ilari questa sera, per far sì che non sparassero i siciliani, cioè si è messo di mezzo il brigantaggio, che era una forma di resistenza sociale, anche criminalità, ma una forma di guerra civile, e così via. Le generazioni successive se lo dimenticano e sviluppano un sentimento, fortunatamente, visto che è meglio che noi lo siamo, una nazione che non lo siamo, un sentimento di appartenenza, che è pura smemoratezza, che va bene, fa parte della costruzione di una nazione, ma diventa drammatica in una fase post-storica come questa, quando si crede che non sia mai avvenuto. Allora si fanno discorsi del tipo: ma se ci mettessimo tutti a tavolino e dicessimo io finlandese, tu lituano, quell'altro portoghese, perché non facciamo una nazione europea? Che cosa ci manca? Facciamola. Tra l'altro spesso chi propone questo tipo di suggerimento ha fatto l'Erasmus, ha fatto l'amore in Erasmus, è tornato e dice: eccoci qua, cosa ci manca? Le nazioni nascono sulla morte, cioè qualcuno deve inevitabilmente sacrificare se stesso, anche rimanendo in vita, ma sulla morte della sua cultura, sì. Qual è la cultura che si annulla? E qui viene un'altra obiezione: ma non si annulla nessuna cultura, amico mio, si fondono. Ah, e quale rimane? Variopinta. Ecco, la cultura variopinta di una nazione nasce dall'affermazione di una parte sull'altra in forma violenta, sempre. Si crea un canone culturale dominante. Nessuno ha stabilito con certezza che il napoletano fosse espressione vernacolare più bassa del fiorentino. Non c'è un motivo letterario che il Piemonte, che ha realizzato, Piemonte esteso anche a Genova all'epoca, che ha realizzato l'unità d'Italia, aveva già scelto, erano secoli in realtà, Fiorentino ha una storia particolare, fu un cardinale veneto, Bembo, a dire che era la lingua più importante del mondo e ci aveva preso. Fortunatamente Fiorentino è probabilmente la lingua più bella del mondo, ma è una scelta imposta al resto del paese. Improvvisamente napoletano diventa basso, ha grande sofisticatezza nella sua espressione, è molto complesso, diventa basso. Un tale artificio di tale violenza culturale, diventa basso anche il lombardo. Alessandro Manzoni deve lavare i panni nell'Arno quando scrive I Promessi Sposi. Siamo all'alba precedente dell'Unità d'Italia. Quindi vivere nel postoricismo applicato all'Europa occidentale vuol dire che a tavolino si può tutto. Poi quale lingua dovrà parlare l'uomo europeo non si sa. Speriamo non l'inglese, che peraltro nell'Unione Europea non c'è più. Altro dettaglio, l'unico inglese che è rimasto è quell'irlandese, quindi lingua coloniale, quello di Malta, che non è lingua per niente, se avete mai sentito un maltese esprimersi in inglese, però va bene. Altro dibattito post-storico fuori dal tempo che riguarda l'Europa, che è l'ultimo che tratto in questa mia prolusione, che è quello riguardante, altro tema estivo ma non solo, l'esercito europeo. Quando facciamo l'esercito europeo? Si capisce bene perché ci sarebbe utile, ma questo è un altro discorso, perché lì ci dicono è l'autonomia strategica del continente. Dice: ma ci odiamo, eh? Ci odiamo, sì, non in Erasmus, ci odiamo tutti gli altri anni della vita, però se facciamo l'esercito non ci odiamo più. Ho capito bene perché, però queste cose emergono nella convinzione che anche l'esercito si possa fare a tavolino, esercito inteso come metonimia delle forze armate. Cioè, tu metti una parte tua, metti una parte mia, decidiamo quale bandiera darci, poi partiamo. Chi comanda però? Ma un po' io, un po' te, ah certo. E chi spara? No, sparare nessuno. La convinzione nei dibattiti sull'esercito europeo è che la guerra non esista più, perché altrimenti soltanto in questo modo si può pensare di poter fare un esercito a tavolino, credendo che non si muore più in guerra. Funziona tutto in Erasmus,
Ma quando si rischia di crepare, un lituano che si sporge per una spagnola o viceversa, non è chiaro. Un finlandese per una belga o viceversa, quando si rischia di morire, voi l'avete mai visti? Io no. In guerra si muore, c'è questo dato ineluttabile, sempre, non una volta, ogni tanto, sempre. C'è sempre qualcuno che non torna. Che succede se, mettiamo un plotone europeo composto da contingenti variopinti, con bandierine decise, d'estrazione diversa? Che succede se finiscono sotto il fuoco di un nemico che non è nemico allo stesso modo di tutti quelli che compongono l'esercito europeo? Esempio, che succede se finiscono sotto il fuoco dei russi? Che per gli italiani i russi non sono un nemico di niente, ma lo sono per i polacchi. Gli italiani che stanno dentro il contingente, che fanno? E chi li costringe a sparare a quel punto? Quello che è stato eletto? Il capo che è stato eletto fra gli altri? E ancora, se la nazione non esiste, perché si crea solo con la violenza, e speriamo che questo in Europa non avvenga, che cosa succede nel momento in cui gli altri ti sparano addosso? Come comunichi? In inglese? Mentre stai morendo? Non si sa. E poi questa carta che c'entra? Come lo fa l'esercito europeo se ci sono gli americani? È stato un momento divertente nel altrettanto variopinto G20 di Roma. No, il momento più divertente del G20 di Roma è quando Johnson chiede i colli romani, mi viene in mente. Johnson, che è obiettivamente un genio, si diverte, vede Mattarella e Draghi, dice eccoli, proprio è più forte di lui. Comincia a snocciolare i colli di Roma, ne dice 5, gliene mancano 2. Le dita non danno risposte, le guarda, chiede aiuto, suggerimenti di Draghi, Colle Oppio, non so chi ha mai visto il Colle Oppio a Roma, bellissimo, non uno dei 7 colli però. Johnson fa con la mano come fanno gli anglosassoni, direbbero i francesi in questi casi, e vanno avanti. Un altro momento affascinante che si collega a questa carta, quando Biden incontra finalmente Macron. C'eravamo discusso, AUKUS, tutta la vicenda, immagino l'abbiate seguita, e sottomarini, eccetera. Macron, in un momento in cui dice adesso gli posso dire quello che mi pare, mi deve qualcosa, dice io voglio fare l'esercito europeo. Che meraviglia, dice Biden. Benissimo. Macron dice come benissimo? Tutto qui? Certo, risponde Biden. Che problema c'è? Io voglio fare, ripete Macron, un nucleo. Non sto scherzando, dell'esercito europeo. E Biden dice, benissimo, di nuovo. Qui c'è qualcosa che non torna. I giornali italiani, il caso ha voluto che la sera fossi chiamato a commentare questa roba qua, battevano via libera degli Stati Uniti all'esercito europeo. Insomma, adesso... Questa carta dietro di noi spiegherebbe di no. Quindi o la carta è sbagliata, quando l'abbiamo pensata questo? Un paio d'anni fa? Anche di più. Sì. Quindi è ormai sbagliata evidentemente, oppure se non è sbagliata, come non è sbagliata, qualcosa non torna. Quando gli americani dicono sì all'esercito europeo è perché l'esercito europeo non c'è. Per i francesi è semplicissimo, perché poi Macron lo articola e dice... Guarda, è tutto molto chiaro, lo pagano i tedeschi, lo comandiamo noi. E quindi Biden dice sì, ci siamo in un ambito di sogno. Cioè questa carta ci ricorda, e mi avvio alla conclusione, che gli americani esistono e loro nella storia, bene o male, nonostante tutte le loro difficoltà, ci stanno. E quando sentono questi discorsi ti dicono di sì, ma che devono fare? Cioè uno ti metterà anche nei loro panni. Poi ti dicono basta che spendi di più per l'esercito, va bene. Loro quello vogliono. Vuoi fare l'esercito europeo? Spendi di più, va benissimo. Questo intende Biden. Vuoi fare un nucleo? Quanto spendi? Perfetto. Ma noi abbiamo discusso anche di queste cose. Ci sono dibattiti sull'esercito europeo. Chi lo comanda, chi lo paga, in che lingua si parlano, chi muore per chi, quando si crepa, chi va a raccogliere i caduti, per che cosa si crepa, chi è il nemico? Peraltro le forze armate hanno bisogno di un nemico purtroppo, ma chi è il nemico di vari paesi europei che ce ne hanno 5 diversi a testa? Non è chiarissimo.
Cioè il principale nemico del Portogallo è la Spagna. Non so se questo vi è chiaro, forse fa un po' impressione, forse in Erasmus non si coglie. Portoghesi e spagnoli poi sono simpatici. Il principale nemico del Portogallo, avete fatto caso che a Lisbona non ha la stessa ora di Madrid. Perché il Portogallo non vuole avere la stessa ora della Spagna, che ce l'ha sbagliata, peraltro perché è la nostra. Perché il Portogallo deve avere quella dell'Inghilterra, che è il paese che da sempre lo difende dalla Spagna, anche oggi, non mille anni fa. Il principale nemico della Polonia è sì la Russia, ma anche la Germania. E come lo fanno l'esercito insieme? Non è chiarissimo. E gli americani che direbbero tutto questo? Se l'Europa è il continente più importante del mondo e per dominare il mondo ci vuole l'Europa, come fai le forze armate contro gli americani? Non è chiaro neanche questo. Concludo. Vivere fuori dal tempo fa molto sorridere, o nemmeno troppo, questa sera, ma poi ha conseguenze nel futuro, nel 2051, oltremodo drammatiche. Perché noi viviamo in una sospensione del tempo, in cui abbiamo il lusso di dibattere di queste cose. Abbiamo il lusso di credere che a tavolino, totalmente smemorati, si possa tutto. Che incontrarsi in una pausa dello studio universitario, in un pub, crei una nazione. È un lusso. Gli altri ne ridono molto. Ma nel 2051 è possibile, come diceva Lucio Caracciolo, che la presa americana sul continente si allenti per stanchezza degli Stati Uniti. E avere questo lusso diventerebbe una enorme bolla bucata da un ago, quando è troppo tardi. Quando qualcuno è più giovane di noi, molto più violento di noi, alla guerra non gioca più, ma la fa sul serio. Grazie. Bene, un paio di note a margine, poi naturalmente anche di Dario, e poi pregherei Alf o chi per lui. No, di... c'è Niccolò Locatelli. C'è Niccolò, Nick, se poi ci puoi portare le domande che vengono dal pubblico. La prima nota riguarda gli americani e Biden. Sono d'accordo, Dario, che gli americani sono tendenzialmente nella storia, non sono così convinto che lo sia Biden, ma questo è un altro discorso. Anziano. Ma tornando alla questione di fondo. Tu ci hai spiegato perfettamente come l'Europa sia impossibile, a una condizione però sarebbe possibile, con la guerra. È chiaro che se ci fosse la guerra in Europa e se qualcuno miracolosamente dei paesi europei dovesse vincerla, questo paese potrebbe intestarsi l'Europa, stavolta la scriviamo con l'apostrofo, e diventare quindi una potenza mondiale. Prima di tutto non vorrei che accadesse, secondo ho qualche dubbio che questo possa accadere nello spazio che conosciamo. La seconda nota che ho trovato particolarmente importante in quello che hai detto riguarda la prevalenza nella nostra mente della partizione nord-sud. Noi italiani quando parliamo delle divisioni in Europa immaginiamo sempre le Alpi come la frontiera decisiva. Un leader della Prima Repubblica piuttosto noto e autorevole che si chiamava Ugo La Malfa diceva sempre: noi dobbiamo aggrapparci alle Alpi per non finire in Africa. Fosse così semplice. Prima di tutto l'Italia non è un paese che va semplicemente da nord a sud, ma è un paese che va anche per certi versi soprattutto da ovest a est. Cosa anche questa dimensione che noi cerchiamo di rimuovere. Su cui batte molto Virgilio, no? Questo è un suo cavallo di battaglia. Su cui batte il nostro Virgilio e che fra l'altro nel caso che ho citato, cioè se effettivamente in quella che i tedeschi chiamavano appunto Mitteleuropa, cioè Europa centrale, si verificasse, come mi pare si stia verificando, una deriva che la porta ad essere quella che sempre i tedeschi chiamano Zwischen Europa, cioè l'Europa che sta in mezzo tra Germania e Russia e quindi diventa un luogo di contesa, un luogo di conflitto, beh, a quel punto la nostra frontiera nord-orientale, più orientale che nord in questo caso, verrebbe coinvolta. Perché noi guardiamo alla partizione nord-sud? Perché noi siamo abituati a considerare, o siamo stati abituati a considerare, di avere sostanzialmente qualcosa di fondamentalmente affine con Portogallo, Spagna e Grecia, con cui formiamo il famoso acronimo PIGS, con cui i nostri amici americani o europei settentrionali qualificavano i paesi che secondo loro non erano abilitati ad entrare nella zona euro.
ce l'abbiamo fatta lo stesso, consideravano questa affinità, che qualche profondità storica ce la può pure avere, come decisiva, dimenticando che l'Italia è stata fatta, è stata subita, ha avuto a che fare nella sua storia soprattutto con due insiemi nazioni, uno una nazione vera, l'altro una nazione, diciamo, un po' intermittente, a mio avviso non nazione, la Francia e la Germania intendo, oltre all'Inghilterra, che hanno determinato il tono di questo paese molto più di Grecia, Spagna o Portogallo. E poi, ultima considerazione, quella che riguarda le forze armate. Ancora una volta ci scopriamo in debito di intelligenza di che cosa si intenda per Europa. Quando altri paesi, soprattutto la Francia, ma non solo, parlano di Europa, intendono fondamentalmente un'espansione di se stessi, con il vestitino giallo-blu che ti dà una qualche forma, pensano loro, a mio avviso no, ma insomma qualche forma superiore di legittimazione. Quando noi pensiamo all'Europa, pensiamo invece come un fine, cioè il traguardo, direbbe qualcuno, alla fine della storia in cui finalmente ci sciogliamo e ci amiamo, Erasmus o non Erasmus. L'Europa mezzo, l'Europa fine, l'Europa strumento, l'Europa obiettivo. Beh, è chiaro che siamo di fronte a due modi di stare al mondo completamente diversi. Io direi che più che post storici, questo è un modo per estrarci completamente noi stessi dalla storia, senza bisogno che ci sia qualche potenza egemone che ci sottragga a qualsiasi tentazione. Quindi attenzione, quando noi parliamo di Europa, continuiamo a farlo in questo modo poco avvertito, a mio avviso, rischiamo veramente, lo dico a noi e anche a coloro che legittimamente si sentono europeisti, di fare la fine degli esperantisti, cioè di parlare una lingua che capiscono fra loro, ma che per strada non capisce nessuno. Ma io ti giro un paio di domande che sono arrivate, che mi gira Niccolò. La prima è proprio per te. L'Europa è un ospizio con a fianco l'asilo dell'Africa, leggo, nido peraltro. Come peseranno le dinamiche demografiche nei prossimi 30 anni? Dinamiche demografiche è un accoppiamento che sembra ovvio, ma non lo è affatto. Perché la demografia si muove? E perché una dinamica deve essere demografica? Soprattutto perché una demografia si muove? Cioè, noi immaginiamo, come è molto probabile, che l'Africa aumenti, addirittura raddoppi la sua popolazione. Adesso sono circa 1 miliardo e 300 milioni, a metà secolo dovrebbero essere 2 miliardi e mezzo. E allora? Guardiamo come si muovono gli africani. Per il 95% si muovono in Africa. Perché si muovono in Africa? Beh, guardate un po' la carta, l'Africa è un'isola e non tutti sanno nuotare e non tutti sanno passare a nuoto lo stretto di Sicilia oppure quello di Gibilterra. Quindi dalla crescita demografica possono derivare sicuramente delle spinte migratorie, possono diventare anche minacciose queste spinte, ma non è affatto detto. Sicuramente, almeno per il tempo dal 2051, le migrazioni in Africa saranno soprattutto in Africa. Ce n'è un'altra, questa un po' perfida. L'Italia ha fondato l'Unione Europea. Che, sì. Se è perfida rispondi tu. Ah, è per te. Se non abbiamo fondato l'Unione Europea, però va bene. Dovrebbe fondare l'UA, l'Unione Adriatica, con centro a Bari. Per la tutela e la gestione dello spazio adriatico dovrebbe fondare l'Unione Medio-Mediterranea a Palermo. Che ne pensi? Ce l'ha proprio con te. È meravigliosa questa domanda. Penso che noi italiani abbiamo una fantasia inarrivabile e pur di non pensare alla realtà pensiamo qualsiasi cosa, e questo è chiaramente una dimostrazione di quanto importante sia la pedagogia nazionale in questo paese e di quanto inutile, caro Dario, sia il lavoro che stiamo facendo. Lo scopriamo stasera? Ah, ce n'è sicuramente un'altra per te, ma intanto rispondo ad una io, che è meno perfida della tua. Ci chiedono quanto della riluttanza europea verso la violenza dipende dall'egemonia americana e quanto dal trauma dei conflitti mondiali. Beh, tutte e due le cose, evidentemente, no? Quindi, però molto più dall'egemonia, perché poi l'egemonia altrui che genera la pedagogia, cioè. Chiaro che un conflitto è un trauma che rimane poi sulla pelle delle persone. Ieri raccontavo degli strateghi che ce li hanno addosso, i vari traumi che la collettività ha subito, però nel momento in cui tu puoi dipanarti su una traiettoria normale, dai un'età per farlo, superi il trauma,
vivere ti costringe a superare i traumi, è inevitabile e succede anche in quei casi. Se però c'è un egemone sopra di te che ti dice tutto il tempo, e lo sei anche stato, intendiamoci, prendiamo la Germania, pessimo, il male assoluto, ci vorrebbe ben vedere, eccetera, la Germania probabilmente, anche nonostante le efferatezze commesse, quasi inenarrabili, anzi inenarrabili della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe ripresa dal trauma se avesse avuto l'assenza di tappo che aveva in testa. In questo senso l'egemonia, mi sento di dire, che è più importante del trauma in sé, perché poi il senso di colpa è parte della vita di tutte le potenze, tutte le collettività, se lo portano dietro, non è che lo dimenticano mai, cioè sanno, gli americani sanno che cosa hanno fatto come tutti gli altri, però devono mantenersi nella storia e quindi necessariamente vanno avanti. Quando c'è un egemone di turno te lo impedisce meglio di più, mettiamola così. Poi chiedono un parere che giro a te, la Brexit, che noi per ragioni non si sa quali, però si sa quali, abbiamo stabilito che sia maschile, io diciamo l'ho accettato perché è divertente. La Brexit può essere considerato un tentativo del Regno Unito di uscire dalla post-storia per entrare nella storia? Non è male. Non è male, anche perché a mio avviso il Regno Unito non è mai veramente uscito dalla storia, anche nei suoi momenti diciamo meno gloriosi. E è un paese che ha una storia troppo importante e troppo giovane anche, troppo presente per poterla completamente rimuovere. Sicché gli inglesi hanno stabilito di essere quello che i greci erano per i romani, quelli che spiegavano come va il mondo al nuovo venuto, perché loro sì che lo conoscono. Lo conoscono talmente bene che hanno lasciato dietro le loro colonie una scia di guerre e di conflitti che ci trasciniamo ancora appresso e in cui sono finiti i loro successori americani più o meno involontariamente. Quando il nostro amico, condivido il tuo giudizio sulla genialità di Johnson, ma il problema dei capi è che non devono essere geni. Il capo deve essere una persona possibilmente mediocre, senza troppi grilli per la testa, che non convoca seminari intellettuali per decidere che cosa fare, deve avere semplicemente delle persone capaci e affidabili intorno, sicuramente anche degli strateghi di valore che gli danno una visione e che poi magari gli danno anche qualche intuizione tattica. Ma se si mette a pensare troppo, e Johnson credo che pensi un po' troppo, magari combina dei guai. Pensa talmente tanto che si è probabilmente convinto che sia iniziata l'era della Global Britain. Cioè, meraviglioso questa idea che quello che i russi chiamano quel piccolo arcipelago di M diventi improvvisamente di nuovo il padrone del mondo. Però se è un modo per far star bene un popolo che non posso che ammirare come quello inglese, viva la Global Britain e non il Global Britain. Cioè, non ho capito, è maschile il Brexit ma la è femminile? Mettiamola così. Perché sennò, come direbbe Daniele Santoro, c'è da cambiare tutte le bozze. Infatti. L'ultima domanda, non so se vuoi rispondere tu, ci chiedono, ma la Russia vuol veramente invadere l'Ucraina? Vuoi rispondere tu? Se potesse lo farebbe molto volentieri. Non lo può. Perché spesso lo raccontiamo, quando si annuncia troppo una campagna, dice adesso lo faccio, non funziona mai. In conclusione invece mi riallaccio a quello che dice, visto che di domande non ce ne sono, più di queste già sono abbastanza, a quello che dicevi che il leader non deve essere un genio. C'è questo episodio molto famoso nella storia delle campagne elettorali americane, siamo negli anni 60, di un candidato al Senato, di cui non farò il nome per rispetto, bravissimo nella retorica, che al termine di un comizio viene avvicinato da un giornalista in estasi. Dice, ma lei è l'uomo adatto a fare il presidente perché lei è un genio. Questo molto famoso, diciamo, si ferma e dice, io sì, ma gli elettori no. Mi sembra che renda un po' l'idea. Buonasera, alla prossima. Buonasera.